L'Università di Milano Bicocca, venerdì 1 luglio, ha celebrato il Bicocca Astrophysics Day, la giornata dell'astrofisica. L'evento ha coinvolto la comunità accademica e tutta la cittadinanza. Oggi è la giornata dell'astrofisica, di Astrophysics Day, qui a Milano Bicocca, e per noi è una giornata molto significativa che è stata preparata da lungo tempo. Infatti abbiamo la fortuna di avere un gruppo di astrofisici, insomma, tra i migliori in Europa, e quindi quando si ha un livello di ricercatori di questo tipo e quindi anche un livello di formazione nel nostro corso di astrofisica assolutamente di rilievo, abbiamo secondo me la responsabilità di condividere i risultati della ricerca con i cittadini. Protagonista della giornata è stato Carlos Frank, cosmologo di fama mondiale e professore dell'Università di Durham nel Regno Unito. Lo scienziato ha dialogato con la rettrice Giovanna Iannantuoni sull'importanza della scienza per la società e tenuto una lezione sulla nascita del nostro universo. Astronomy, in fact, wasn't born just out of curiosity, just out of our ancestors looking at the cosmos and wondering about where we come from. Astronomy has also had historically, and still does, very practical applications. Agriculture is completely tied to astronomy because astronomy tells us about the seasons. Navigation, the way the first explorers navigated in the oceans, was by looking at the stars. So astronomy is one of these very, very strange, unique sciences in that it appeals to our basic instincts as humans, to our intrinsic curiosity, but it's also at the root of civilization. Durante l'evento è stato anche inaugurato e presentato al pubblico il nuovo telescopio dell'Ateneo, installato sul terrazzo dell'edificio U9. È uno strumento da 400 mm di diametro, equipaggiato da una camera fotometrica e uno spettrometro, con cui acquisiremo i dati tipo le curve di rotazione delle galassie, gli spettri di stelle doppie, le atmosfere dei pianeti del Sistema Solare. C'è anche un piccolo telescopio solare per aumentare la possibilità di osservazione di questo strumento ed imparare da parte degli studenti a fare astronomia. Un telescopio che infatti sarà ovviamente utile ai nostri astrofisici, sarà utile per il corso di laurea, ma sarà anche a disposizione delle scuole e dei cittadini che vogliono imparare cosa si può vedere nel cielo di Milano. Quindi questa è la sfida che Milano Bicocca lancia a tutti per una davvero politica di coinvolgimento dei cittadini ai risultati scientifici che secondo me è fondamentale per un ateneo pubblico come Milano Bicocca. Proprio in quest'ottica, la manifestazione ha coinvolto i cittadini in un viaggio virtuale nel nostro universo grazie a un'installazione interattiva e ha portato alla scoperta del nuovo telescopio più piccoli che il professor Frank ha incoraggiato così. If you want to be a successful scientist, you have to be rebellious. You have to go against the grain. You have to go against the accepted knowledge. That's the only way in which we can innovate, in which we can develop new branches of science.